Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Fumetti Onesti Commenta Cose. Oggi parleremo di un manga allegro, solare, una storia felice. Oggi parliamo di Cruel God Reigns di Moto Hagio. Una storia che, se fosse stata scritta circa 400 anni fa, avrebbe potuto essere benissimo scritta da Shakespeare. Una perfetta tragedia, dalla prima all'ultima pagina. Qui purtroppo non si salva proprio nessuno, è un baratro di nefandezze, di brutte azioni, di brutte persone e di brutti sentimenti. Ma andiamo con ordine. Jeremy è un giovane ragazzino, ha circa 15 anni. Vive una vita tranquilla, serena, a Boston, con sua madre. Una civettuola umorale, così, giusto per non insultarla. Che incontra Greg, incontra un uomo ricco, affascinante, inglese, dal quale rimane folgorata e decide di sposarlo. Il vero problema però arriva quando Greg incontra Jeremy, perché purtroppo il rapporto che vorrà con lui non sarà certo quello di un patrigno con il suo figliastro. Greg vuole molto di più da Jeremy. Lo vuole possedere in tutti i sensi possibili e purtroppo ci riuscirà. Riuscirà a fare leva sui suoi fragili sentimenti, sulla sua fragile età. E purtroppo da qui comincerà la vera e propria tragedia della vita di Jeremy. Da qui andrà tutto a rotoli, sarà tutto troppo da sopportare sia per il nostro protagonista che per noi lettori che veniamo trasportati in questo delirio di violenza, in questo turbinio di nefandezze dalle quali facciamo fatica a rimanere immuni e a rimanere distaccati, perché Moto Hagio è bravissima a descrivere i sentimenti che pervadono la povera vittima. Il tratto è pulito, scarno, cerca con allegorie ed immagini metaforiche di farci capire come sta e quello, l'orrore che sta vivendo il protagonista. Niente è voyeuristico e niente è assolutamente sessualizzato, è tutto mentale, perché noi non vogliamo certo vedere lo schifo che succede, noi dobbiamo capire quanto male è stato fatto e purtroppo quanto ne succederà ancora. Ma mi sono dilungata anche troppo, quindi lascio volentieri la parola ai miei colleghi. Che dire, ragazzi miei? Mai una gioia! Questo manga è un grandissimo mai una gioia! In realtà non ho molto altro da aggiungere alle parole già spese dalla collega Marta True Crime. Che angoscia, ragazzi, che angoscia l'ho messo. Disegno top quality? Check! Storia coinvolgente? Con un ampio ventaglio di personaggi multisfaccettati? Check! Quindi cos'altro hai da aggiungere? Possiamo dire che A Cruel God Reigns si divide in due parti segnate da un evento che non si può dire perché altrimenti è spoiler. Ecco, a mio onestissimo avviso, la seconda parte perde un po' di mordente e, seppur comunque molto coinvolgente, la narrazione si fa un pochino lassa, un po' tirata per le lunghe, rispetto alla prima parte capolavoro di drammaticità, che per l'entità delle sevizie fisiche e psicologiche a cui è sottoposto questo povero protagonista è praticamente un invito a far uso degli inibitori della ricaptazione della serotonina. Ma anche se secondo me poteva finire tutto in tragedia qualche volume prima, non stiamo certo qui a contare i peli di gatto sul pullover di Hagio Sensei. Abbandoniamoci in questo oceano di lacrime, lasciamoci travolgere da questo valanga di emozioni, con la speranza che a due volumi dalla fine di questa serie sto poro Cristo di Jeremy trovi pace, anche quella eterna, ma signora mia, le dia pace.
Ciao Nester, io concordo pieno con entrambe le mie colleghe e cosa aggiungere d'altro di questo manga che ha vinto due categorie, Neo Fumetti Nesti Award 2024, La pugnalata al cuore e Miglior lettura? Cosa posso dire in più? Sottolineo la grandezza della parte grafica, soprattutto nella prima parte, in cui Agio Sensei dà grande risalto agli occhi. Sottolineo anche la grandezza e la meraviglia delle allegorie, che ci fa entrare in sintonia col personaggio, povero Jeremy. Visto il tema trattato, non è un manga per tutti, che si contraddistingue comunque dalla grande emotività e maturità. Tuttavia concordo con Elena, soprattutto quando dice che la prima parte è più coinvolgente ed è capolavoro. Diciamo che anch'io nella seconda parte ho avuto una sensazione di ritmo un po' più spezzato e lento. Ciò però non significa che sia una cattiva lettura, anzi, al posto di dargli un voto eccesso capolavoro 10, gli do un bel 9. Ed è proprio su quest'opera, su questo manga, che ha fatto scaturire il dilemma principale che già albergava in me in fondo del mio cuore. Meglio l'agio sci-fi o l'agio drama queen? Io preferisco l'agio sci-fi per le tematiche sociali trattate. Tuttavia questo piccolo gioiellino di A Cruel Godrain è riuscito a catturarmi appieno grazie alla capacità dell'autrice di essere riuscita a tratteggiare e rappresentare perfettamente l'animo umano a seguito di un grande trauma e di un abuso. E questa è stata la nostra opinione e come sempre stay onesti, onestea. Fumetti onesti!